Questo video è sulla difesa siciliana, che molti conoscono, è molto giocata oggi, e4-c5. Il nero, anziché rispondere in maniera simmetrica con e5, sbilancia subito il gioco. Quali sono le caratteristiche della difesa siciliana? Che strategicamente è molto difficile da giocare, è sbilanciata, è complicata. Lo scopo del nero è controgiocare sul lato di donna, di solito. Questa è l'idea strategica di base, cioè se il bianco cerca di giocare a est, per esempio fa questo, spinge in f4, il nero controgiocherà a ovest. Quindi cercherà di fare mosse come cavallo c6, poi seguita da... potrà giocare anche d5 magari, oppure giocherà anche d6, seguita da a6, b5, spinte di questo tipo. Cioè lo scopo, o addirittura subito torre b8, lo scopo, sto facendo mosse a caso col bianco, tanto per fare qualcosa, lo scopo del nero è espandersi di solito a ovest. Questa è la siciliana in generale. Queste sono le posizioni più chiuse. Nelle posizioni invece più aperte, cosa otterrà il nero? Otterrà che in cambio di una concessione, cioè in cambio di concedere al bianco un vantaggio di spazio, il nero otterrà la colonna C aperta, semiaperta. Ovvero il nero potrà mettere per esempio i pezzi come la donna e poi la torre in C8 e fare pressione sul pedone C2 che rimarrà un pochino debole. Quindi il nero controgiocherà sulla colonna C, sbilanciando la partita, portando la partita su, diciamo, su binari un po' particolari, sbilanciando la posizione, e il bianco invece cercherà di sfruttare il suo vantaggio di spazio, quindi le quattro traverse contro tre, generalmente del nero, come si vede già adesso. Quindi giocherà, non lo so, porterà in gioco i cavalli, poi i pezzi, gli altri pezzi. Il nero, stessa cosa, si svilupperà, però sempre con l'idea poi, ad un certo punto, faccio anche qui mosse un po' a caso, di portare la torre, non lo so, questa, di portare le torri, i pezzi pesanti, sulla colonna C. Questa è una delle idee di base. Quindi nel caso della siciliana aperta, che è questa che stiamo vedendo adesso, l'idea è giocare sulla colonna C, che si apre. Si apre perché il bianco decide di aprirla, cioè il bianco spinge in D4, favorendo l'apertura della colonna, perché il nero cattura ed ecco che si è aperta la colonna C. Il bianco ricattura. Ovviamente se il bianco fa questo vuol dire che anche il bianco ottiene qualche vantaggio, altrimenti non farebbe questa cosa. Nel caso della variante invece chiusa, il bianco attacca direttamente sul lato di re senza prima preoccuparsi di spingere in D4 e quindi aprire il centro. Queste sono varianti più chiuse in cui il bianco cerca di controgiocare sul lato di re. Questa è un po' la siciliana in generale, quindi il nero accetta di avere un po' meno spazio e anche una posizione più complessa, in cui però il vantaggio è che può fare un certo controgioco, di solito sul lato di donna. Questa è un po' la siciliana in generale.